Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, cari fratelli e sorelle, voglio salutarvi tutti quanti che siete presenti ogni settimana, ma oggi in questo sabato 26 ottobre possiamo dire da Piazza San Pietro, davanti alla Basilica, il mio saluto per tutti voi italiani in qualunque posto dove si trovate, in Italia, fuori Italia, quelli che vedete questo programma settimanale, ma il mio saluto specialmente, come sempre, per voi che siete membri della nostra associazione cattolica Famiglia Case di Preghiera di Saint-Charbel. Certamente molto importante adesso, anche perché stiamo sotto la verifica, e vi ricordo che dovete risponderla a Manuela. Emanuela Padova riceve vostre risposte, dovete fino di 15 novembre più o meno rispondere. Se continuate sempre dopo circa 2 anni, qualcuno forse di meno, la continuazione di essere dentro di quella famiglia, perché è molto importante la fedeltà di quella preghiera settimanale, la fedeltà delle preghiere che l'avete ricevuto con Saint-Charbel Maclouf, e poi la crescita, il ritiro spirituale. Ultima volta, come l'avete visto, se siamo incontrati a Nord Italia per ritiro spirituale, come io obbligo molto a voi di partecipare anche al ritiro per quella crescita spirituale. Poi oltre di questo, incontri anche in diversi luoghi, ma certamente quell'ultimo incontro giovedì scorso l'avete visto forse anche a Gragnano vicino Pompei, dove la celebrazione è sempre bellissima. Questa volta l'avete notato, l'abbiamo portato immagine di Gesù Misericordioso, questa immagine che l'abbiamo benedetto a Lituania, a Vilnius, che l'abbiamo messo dentro la chiesetta, perché piccola chiesa di San Marco, ma c'è dentro la statua di Saint-Charbel, la statua dove vengono tanti anche a conoscere di questo santo, ma a pregare. Ma a me sempre, posso dirvi la verità, mi colpisce che ogni mese quando arrivo ci sono diverse persone che vengono, sempre tra loro qualcuno che dopo anni vuole fare la confessione, e qualcuno che dopo tanto tempo cerca Gesù, ma tanti con i problemi, certamente, ma tanti malati, sofferenze, questo che tocca oggi la famiglia, ma anche tante divisioni, tanti nelle famiglie che oggi osserviamo quello che sta accadendo. Infatti durante la catechesi a Gragnano ho voluto sottolineare che oggi, come oggi, una crisi della famiglia, così possiamo dire, una grossa crisi. Guardate, perché la crisi nasce quando manca Dio, e io ho detto e voglio ripetere, quando manca Dio dentro della persona, manca, allora il mio cuore è chiuso e io non ho più, non so più a chi rivolgermi, non conosco Gesù. Tante persone non la conoscono, e tante persone lo vedono Dio da lontano, da qualche parte, ma noi vogliamo ripetere: Gesù è vicino a te, Gesù è al fianco di te. Allora quando capirai? E quante persone, ma difficile, è un lavoro missionario, lavoro pastorale difficilissimo, come io, tanti sacerdoti anche dicono, si consumano anche con tutto il cuore, la consumazione della vita per portare la parola di Dio agli altri, la stanchezza, tutto quello sta consumando tante volte la salute di un sacerdote. Ma parlano, ma la gente in chiesa ascolta sull'orecchio destra, e sulla sinistra esce tutto fuori, che alla fine vivono sempre nello stesso modo, sempre durissimi nel cuore, e questa è la cosa che mi addolora. E poi sembrano le persone dolcissime, quando tu li incontri con te, un rapporto qualche volta con me, ci sono persone molto bello, sembra che amici amici, ma poi alla fine si capisce che non c'era nessuna amicizia e non ha capito niente, perché reagisce nel modo sempre suo, parla nel modo suo, fa le critiche, parla
anche di colpire, di anche ferire. E dobbiamo pregare, carissimi fratelli e sorelle, perché quella preghiera soltanto che può aiutare in qualche modo, la preghiera in questo modo per dire: Signore, guarda questi cuori che sono chiusi, perché io quando vedo la persona che prega e non ama, non posso dire che ha il cuore aperto, pienamente aperto, non posso dire. Per quel motivo noi, carissimi, preghiamo con tutto il cuore, veramente preghiamo per quelle persone. Allora adesso guardate anche, siamo quasi in diretta, vediamo qui tanta processione, la preghiera di oggi è sabato, allora sabato dedicato alla nostra Madre Santissima, per quello la preghiera insieme. Tanti vengano in piazza San Pietro, come fra poco forse vedrete un po' di questa processione, e vengano a pregare. A pregare è il momento di questo, è il momento di questo, cari fratelli e sorelle, perché se non iniziamo la preghiera sincera, la preghiera che cambia, la preghiera che penetra il nostro cuore, quello che abbiamo bisogno, che la penetrazione del cuore che lo apre, che veramente io, avendo in mano un rosario, io so che sono solo la mia missione, invitato per diciamo portare l'amore. E questo è, carissimi fratelli e sorelle. In Polonia questi giorni qualcuno l'ha fatto un disegno, diciamo che disegno di battaglieri per la pace, per l'amore, per la mano chiusa come il pugno, in mano a un rosario, ma era segno in questo modo disegnato proprio, ma non è giusto, ma mai la mano messo nel pugno. Dobbiamo, cari fratelli e sorelle, sempre essere portatori dell'amore, portatori dell'amore. E per questo il messaggio di Maria oggi è così profondo, così forte, di portare questo messaggio dell'amore, il messaggio così tanto di bisogno del mondo. Per quello, carissimi, oggi, come la nostra catechesi, sicuramente si sta fermando sulla crisi della famiglia, voglio sottolineare ancora una volta: guardate, se nella famiglia non si aggiusta qualcosa di nuovo, non si inizia qualcosa di nuovo, allora non c'è il futuro. Quale futuro? Guardate, quale futuro avrà la famiglia se bambini, genitori, i nonni non saranno uniti nell'amore? Allora quello significa poi la spezzatura totale, significa che siamo distrutti. E l'attacco del male è forte. E proprio poco tempo fa, essendo nella sala stampa vaticana, come sapete qui che sempre qualcuno viene per qualche notizia a parlare, ma veramente proprio mi hanno parlato qui in sala stampa vaticana uno dei quelli che lavora qui, chiede: Padre, so che tu stai andando a Meciugorje, allora ricordati anche di mia sorella, perché sta in condizioni malissime. Adesso giriamo telecamera in questo momento, guardate anche voi, vedete questa processione, io mi sposto un pochino, guardate, questa è la preghiera, tanti sacerdoti, tanta preghiera anche per diciamo per la Chiesa, per le famiglie, quello che così tanto bisogno, carissimi. Per quello siamo veramente chiamati con tutto il cuore di essere in questo momento
molto molto uniti, molto sicuri anche, che solo con la preghiera possiamo vincere. La preghiera che cambia, la preghiera che può veramente salvare tanto e tanti, perché in qualunque momento, guardate, il male oggi attacca le persone, in qualunque momento, come mi diceva uno in sala stampa, dice: preghi per mia sorella, a 55 anni, ma aveva bella matrimonio, tutto si sciolto, e poi prese la strada malissima e poi andata verso la sulla droga, e perso tutto. Allora, se uno non è attento, se uno non ha questo fondamento, radice forte, che è il Signore, allora un giorno si può trovare che non ha nulla, niente. Allora quella preghiera, carissimi, quanto è importante, e noi affidiamo al Signore, affidiamo tutto, ma io anche lo porterò i vostre intenzioni. Adesso, come sapete, domani, domenica, la mia celebrazione a Milano nella comunità di San Giovanni Battista, e poi da lì prendo anche il 4, prendo anche il quadro della Madonna Assunta, che voi conoscete, quella da Niegovic, il quadro che porterò anche a Međugorje, perché la partenza mia 30 ottobre, andiamo con un pullman, anche qualcuno che partecipa alla nostra associazione Casa di Preghiera di San Charbel, è la nostra partenza a Međugorje. Pregheremo lì nel giorno dei santi e anche dei funti. Porterò anche quella preghiera, le vostre intenzioni. Tutti ce l'abbiamo, nostri defunti. Allora, tutto in questi giorni, ma sono sempre unito con voi nella preghiera. Adesso vi spiego meglio che cosa era questa processione. Questa processione era ottavo pellegrinaggio Populus Summorum Pontificum, ogni anno dal 2012 raduna a Roma i fedeli, i preti e i religiosi di tutto il mondo che vogliono partecipare alla nuova evangelizzazione al ritmo della forma straordinaria del rito romano, la messa in latino e gregoriano, celebrata secondo l'ultima edizione del Messale Tridentino, pubblicata nel 1962 da Giovanni Santo XXIII. Allora, sono quelli che proprio celebrano sante messe in rito ancora latino, ma molto bello anche questa liturgia, e loro adesso hanno questo pellegrinaggio internazionale qui a Roma. Così, carissimi, concludo la nostra catechesi di oggi. Certamente voglio salutarvi di nuovo tutti, vi ringrazio per qualunque aiuto, e sul nostro portale, vedete, c'è sempre questo posto su padrejarek.pl, dove potete anche sostenere un po' del vostro aiuto economico, perché veramente le trasmissioni in dirette costano. Quando sarò a Međugorje cercherò anche di avere in dirette da Međugorje, che potete anche vedere sul portale, ma aiutate qualcosa, perché, come per esempio nell'ultimo viaggio in Libano, come l'avete visto al mese di settembre, l'abbiamo fatto qualche messaggio, l'abbiamo trasmesso pellegrinaggio, ma sono stati centinaia di dollari per pagare internet. Infatti adesso, guardate, in Libano c'è anche situazione un po' situazione difficile. Preghiamo per i libanesi in questo tempo, perché non è situazione chiara anche del governo, e poi preghiamo per intenzioni nostre. Io vi ringrazio per ogni aiuto, e prego per voi nelle sante messe, vi affido. Allora, così concludo, ci vediamo anche vi dico quando, perché da Međugorje sarà forse questa possibilità di fare in diretta, non vedremo se avremo le possibilità tecniche, ma così concludo.
e sempre dicendo una frase: fedeli al Santo Padre, fedeli a Papa Francesco, perché oggi la confusione è enorme. Allora noi nella nostra associazione, fedelissimi al Papa, quello che dice il Papa, seguiamo, e il Santo Padre è veramente per noi importante, la fedeltà, perché lui si prende nella coscienza, se sbaglia, sbaglia lui, allora tutto nella sua coscienza risponderà davanti a Dio, ma noi nella fedeltà. Guardate, tanti martiri sono quelli che erano fedeli al Papa. Allora a me non piace tanto quando vedo che le persone che vanno in chiesa girano messaggi contro Papa, le critiche, tutto quanto. A me dà molto fastidio e dolore per quello. Con questo messaggio voglio lasciarvi da questo posto, fedeli al successore di Pietro. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.